Buongiorno miei carissimi amici di investire in borsa a caccia di dividendi. Nonostante i persistenti timori di una ulteriore stretta monetaria da parte della Federal Reserve statunitense, il rischio sembra già essere in realtà scontato dal mercato obbligazionario. Vi sono diversi fattori che indicano l'attuale attrattiva degli strumenti di debito come le obbligazioni. Pertanto, l'indice obbligazionario statunitense aggregato, che copre un ampio pianere di titoli di Stato e societari, rende attualmente poco più del 5%. Inoltre, la curva dei rendimenti dei Treasury americani è attualmente invertita, il che potrebbe essere un segno che il tasso di interesse della Fed si stia avvicinando al suo picco. E infatti in questa schermata vediamo i rendimenti dei titoli di Stato americani, con quelli a 6 mesi che rendono il 5,5%, quelli a un anno il 5,40%, per poi scendere fino al 4,3% per quelli decennali e poi risalire di nuovo al 4,60 per quelli ventennali. Oggi pertanto ci potrebbero essere condizioni favorevoli per investire nel mercato obbligazionario, un mercato che nei prossimi mesi potrebbe attrarre una quantità significativa di capitale attualmente accumulato in azioni. Attraverso i propri analisti, Freedom 24 ha selezionato 3 ETF focalizzati su obbligazioni societarie con scadenze e profili di rischio differenti. Uno di questi è emesso da SPDR, SPDR, ed è lo SPDR High Yield Bond ETF. In questo video andremo ad analizzare un pochino la situazione attuale dei tassi e un ETF SPDR presente nel mio portafoglio per esporsi nel caso lo riteneste opportuno sul mondo degli high yield, che offrono ovviamente rendimenti più elevati a fronte di una volatilità maggiore. Abbiamo parlato di Freedom 24, che attraverso i propri analisti ogni tanto pubblica delle analisi molto interessanti, azioni, ETF. Freedom 24, che è lo sponsor di questo video, quindi periodicamente mi fa arrivare via email, ma anche tramite notifiche del cellulare, e approfondimenti su azioni, ETF, idee di investimento che potrebbero avere un appeal speculativo di breve termine, ma anche diciamo alcuni anche con un'ottica temporale più lunga, e questi ultimi sono quelli che mi interessano maggiormente, soprattutto se c'è un focus dei dividendi, questo è veramente scontato. E quindi ha pubblicato ultimamente una selezione di 3 ETF per andare a investire in obbligazioni. Prima di partire vi ricordo la possibilità, in attesa di cogliere il momento giusto per effettuare l'acquisto, e la possibilità di sfruttare al meglio la remunerazione della liquidità tramite il conto di deposito di Freedom 24. Si può scegliere la linea libera oppure quella vincolata fino a 12 mesi. Inoltre, fino al 30 settembre è attiva un'offerta grazie alla quale è possibile ricevere fino a 20 azioni in regalo dal valore da 3 a 600 dollari. Per poterle ricevere bisogna inserire i codici che vedete qua sotto e bisogna ricaricare il proprio conto a partire almeno da 5.000 euro. Eventualmente l'assistenza di Freedom 24 rimane ovviamente a vostra disposizione. Torniamo però alla situazione dei tassi e analizziamola insieme. Le recenti osservazioni di Powell erano in gran parte intese a evidenziare che la banca centrale, la Fed, ha ancora una lunga e incerta strada da percorrere per ridurre ulteriormente l'inflazione. Powell ha osservato che il regolatore è pronto a continuare ad aumentare i tassi di interesse se necessario e intende mantenere una politica monetaria restrittiva fino a quando non sarà sicuro che l'inflazione sia costantemente in calo verso il livello obiettivo. Powell non ha commentato un possibile cambiamento nella politica della Fed a medio e lungo termine e si dice che procederà con cautela e valuterà l'aggregato dei dati in arrivo, le mutevoli prospettive e anche i rischi. Il 2%, quindi, secondo Powell, è l'obiettivo di inflazione della Fed, che in realtà va contro l'ipotesi di molti economisti che hanno suggerito che l'obiettivo potrebbe essere rivisto. Sostanzialmente la reazione del mercato azionario non è stata particolarmente negativa e le aspettative sui tassi di interesse futuri si sono immediatamente riflesse sui prezzi delle obbligazioni, con rendimenti che si sono insomma abbastanza alzati e attualmente la possibilità
prevista è quella di vedere tassi americani che arrivino attorno a un range 5,50, 5,75 entro la fine dell'anno, per poi a partire dal 31 gennaio 2024 avere una stabilizzazione e poi vedere un eventuale allentamento della politica monetaria da parte della Fed. Lo vediamo riassunto in questa tabella. Chiaramente si tratta di prospettive. Eventualmente condividete anche le vostre opinioni. Sebbene i timori di un ulteriore inasprimento della politica monetaria non siano infondati, secondo Freedom 24 questo rischio si riflette già negli attuali prezzi delle obbligazioni. Inoltre, diversi fattori indicano l'attuale attrattiva degli investimenti degli strumenti di debito. L'indice obbligazionario statunitense aggregato, lo vediamo qua, attualmente rende il 5,14%. Questa è una tabella di WisdomTree. Tuttavia, il rendimento dell'indice sta aumentando in un contesto di condizioni macroeconomiche molto migliori rispetto a quelle del 2022, quando peraltro l'inflazione aveva superato l'8%. Il rendimento reale dei buoni del tesoro americani, ovvero il nominale dopo l'inflazione, è stato negativo fino a maggio dello scorso anno. Successivamente i rendimenti reali delle obbligazioni a 5-10 anni hanno raggiunto rispettivamente il 2,10 e l'1,84, che sono stati i livelli più alti dal 2009. Questo è un rendimento reale abbastanza interessante per molti investitori. E a breve il mercato obbligazionario potrebbe attrarre una quantità significativa di capitale attualmente presente nei portafogli azionari. Queste le tabelle presentate da WisdomTree, con nella prima tabella i rendimenti a 10 anni, sotto quelli a 5 anni, in blu scuro i rendimenti nominali e sotto quelli reali, quindi al netto dell'inflazione. Attualmente inoltre c'è una curva dei rendimenti invertita, cosa vuol dire? Che i rendimenti di titoli di Stato americani a 2 anni è più alta, ad esempio, di quelli a 10 anni, e questa è una situazione insolita che spesso precede le recessioni economiche. E secondo i dati storici, i rendimenti dei Treasury a 2 anni in genere fungono da segnale durante un ciclo di stretta monetaria, e la Fed di solito mette in pausa i rialzi dei tassi quando il tasso dei fondi federali è ancorato al di sopra del rendimento obbligazionario a 2 anni. Cosa direi molto interessante. Cosa vediamo qua? Qui vediamo il rendimento del tesoro a 2 anni rispetto al tasso effettivo dei fondi federali. Fondi federali, che i federal funds, che li vediamo con la linea rossa, e in blu invece il rendimento dei titoli a 2 anni. Il rendimento oggi sembrerà particolarmente interessante se la crescita economica inizierà a rallentare e il regolatore mostrerà i primi segnali di allentamento della sua stretta monetaria. Infatti ricordiamolo che il prezzo di un'obbligazione dipende dalla durata dell'obbligazione stessa e dall'andamento dei tassi. Con tassi in discesa i prezzi delle obbligazioni salgono, e maggiore è la durata, più elevata sarà la crescita del prezzo in una situazione di diminuzione dei tassi. Questo è tra l'altro la formula per il valore attuale delle obbligazioni, dove C è il pagamento della cedola, R è il tasso di interesse di mercato, V è il valore nominale dell'obbligazione, T è il numero di periodi. Secondo me è abbastanza complicata da andare a leggere, ma il succo è quello. Il succo è quello: più lunga è la durata e maggiore sarà l'aumento dei prezzi in caso di una discesa dei tassi. Chiaramente quando ci sarà questa discesa non lo sappiamo. Le attese dicono che ci potrebbe essere una graduale discesa, non repentina come è stato l'aumento dei tassi che abbiamo visto l'anno scorso, ma una graduale discesa. Ricordandovi quindi la promozione di Freedom Finance, che è attiva fino al 30 settembre e che vi permetterà di ricevere fino a 20 azioni in regalo del valore da 3 a 600 dollari, seguendo le istruzioni che ho
nominato prima, quindi con un versamento di 5.000 euro e inserendo i codici di cui si è parlato in precedenza, vediamo un pochino l'analisi dello Spider Euro High Yield Bond, che si concentra su emissioni in euro, quindi adatto in particolare a chi non vuole il rischio del cambio. L'abbiamo detto prima, visto che i tassi diciamo degli high yield sono più alti, anche il rischio sarà chiaramente più elevato, perché si va a investire in junk bond. E inoltre ricordiamo che i tassi della BCE sono inferiori a quelli della Fed e pertanto anche i rendimenti cedolari saranno più bassi rispetto a un ETF US o un ETF comunque globale, che va a ricomprendere anche appunto gli Stati Uniti. Lo Spider Euro High Yield Bond, che tra l'altro è presente in piccola parte anche nel mio portafoglio, a me piacciono gli high yield e mi piace andarli a comprare sulle debolezze, sui momenti di difficoltà, ha una quotazione in questo momento vicina ai massimi degli ultimi 52 settimane, si è ripreso abbastanza bene, ha una spesa complessiva dello 0,40% anno, la replica è a campionamento, i dividendi sono trimestrali, il patrimonio in gestione è di 421 milioni di euro, che non è affatto male, e l'ETF esiste da oltre 10 anni. Ricordiamo tassazione delle cedole 26%. Ecco qui la quotazione, possiamo vedere una quotazione diciamo relativamente stabile da quando è nato, in sostanza 11 anni circa, ha sempre veleggiato all'interno di un range definito, diciamo all'interno di un 20% massimo del prezzo. Anzi, il prezzo è tornato esattamente a quello che era il 2012 e questi sono rendimenti esclusi i dividendi. Siamo abbastanza vicini ai minimi, possiamo dire. Anche se attualmente siamo sui massimi degli ultimi 12 mesi, ma quello che noi interessa è un grafico più a lungo termine. E il rendimento da dividendi attualmente si attesta attorno a un 5,8%, 5,35% sulla base delle ultime due distribuzioni, in sensibile aumento rispetto al 2022, quando i dividendi erano del 3%, e sempre negli ultimi anni si era attestato attorno al 3%. Quindi possiamo dire che si sta adeguando all'aumento dei tassi al quale stiamo assistendo. Qui lo vediamo confrontato con un iShares Core Eurostock 50, quindi su un ETF totalmente azionario. È abbastanza arduo, diciamo, il confronto tra un ETF azionario e un obbligazionario. E che cosa possiamo evincere? Che tutto sommato, nei momenti di cali dei mercati abbastanza evidenti, spesso dal 2012 a oggi l'ETF obbligazionario ha avuto rendimenti che si avvicinavano a quelli dell'azionario. Poi in realtà dal 2020 in avanti c'è stata un po' una divergenza. Chissà che magari non si possano andare a toccare nuovamente le due linee del grafico come è successo in precedenza. Chiaramente da un azionario ci attendiamo rendimenti più elevati rispetto a un high yield, ma tutto sommato direi che l'high yield si è difeso molto bene, con un guadagno di circa il 60% nell'arco di 11 anni, che non è affatto male, compreso i dividendi, ovviamente. Le principali posizioni del fondo ricoprono comunque posizioni che non arrivano all'1%. E abbiamo l'Orca Telecom, Telecom Italia, qui sono dati presi direttamente dal sito dell'emittente, abbiamo Renault, abbiamo Iliad, SoftBank, di nuovo Renault, insomma, possiamo dire che il 26% è nei beni di consumo ciclici, 21% telecomunicazioni e poi via via tutti gli altri dal 10% in giù. Ampia la diversificazione, scomposizione geografica, ovviamente è tutto in euro, ma ci sono anche emittenti statunitensi, del Regno Unito e comunque di paesi che non fanno parte dell'area euro. Evidentemente hanno emesso obbligazioni in euro anche loro. L'ATER del fondo, quindi la scomposizione per scadenza del fondo, siamo attorno, diciamo il grosso, attorno ai 3-5 anni, quindi non è una duration lunghissima. 3-5 anni ha un 40%, un 14% 5-7 anni, pochissimo 7-10 anni e tutto il resto, più del 40%, dai 3 anni in giù, quindi una duration abbastanza bassa,
che porta appunto una maturity media in anni di 3,57, una duration effettiva di 2,92, il rendimento attuale del 4,34, ma quello più interessante è yield to maturity, 7,16%. Quindi possiamo dire che a fronte di rendimenti da dividendi distribuiti più bassi del 7, il due maturity incorpora in realtà una crescita del valore delle obbligazioni se portate a scadenza. Poi sappiamo benissimo che in realtà un ETF non porta a scadenza le proprie obbligazioni, ma spesso le vende prima per seguire l'indice che appunto deve andare a ricalcare. Questo esclusi gli iShares bond che hanno una scadenza fissa e di cui avevo parlato in precedenza, no, tra l'altro ne sono usciti degli altri. Questo un pochino l'analisi dell'ETF. Ditemi pure se ce l'avete in portafoglio, esiste anche un iShares abbastanza simile. Direi che con questo video siamo arrivati alla fine. Ringrazio Freedom24 per avermi dato l'opportunità di fare un video così lungo, così ben approfondito sui tassi. Se eventualmente foste interessati a saperne di più su Freedom24, trovate il link in descrizione al video. Spero che il video vi sia stato utile. Fatemelo sapere con un like, l'iscrizione a Investire in Borsa Caccia di Dividendi se è la prima volta che passate di qua. Un saluto a tutti da Lorenzo, a presto e ciao!